Shepard è un terrestre, ma non abbiamo informazioni sulla sua famiglia. Non ne ha mai avuta una. È cresciuto per strada, imparando a badare a se stesso. Ha provato il suo valore durante l'assalto, respingendo le forze nemiche fino all'arrivo dei rinforzi. Se Elysium esiste ancora, è solo grazie a lui. Il suo coraggio è indiscutibile. L'umanità ha bisogno di un eroe. Shepard è il migliore che abbiamo. D'accordo. Siamo in prossimità del portale di Arcturus Prime. Sequenza di trasmissione avviata. Comandante. Connesso. Calcolo massa in transito a destinazione. Il portale è attivo. Acquisizione vettore di avvicinamento. Prepararsi al transito. Via libera, avvicinamento in corso. Attraversamento portale tra 3, 2, 1. Propulsori, ok. Navigazione, ok. Ozia di missione interna attivati. Tutti i sistemi sono in linea. Deviazione, 1500 km. Un margine accettabile. Il tuo capitano sarà soddisfatto. Quel tizio non mi piace. Nilus ti ha fatto un complimento. Perché lo detesti? Ho appena attraversato mezza galassia e colpito un bersaglio grande come uno spillo. Altro che accettabile, è straordinario. E poi gli spettri portano solo guai. Non mi piace averlo a bordo. Sarò anche paranoico. Lo sei, infatti. Questo progetto è stato finanziato anche dal Consiglio. Hanno il diritto di mandare qualcuno a controllare il loro investimento. Questa è la versione ufficiale, ma solo un idiota ci crederebbe. Tu sei sempre pessimista. Fa parte del mio mestiere. Non andiamo da nessuna parte se non c'è un buon motivo per farlo. Joker, rapporto. Abbiamo appena attraversato il portale, capitano. Sistema di occultamento attivato. Sembra tutto ok. Bene, ora trova una boa ricetrasmittente e collegaci alla rete. Voglio che il comando dell'Alleanza abbia un rapporto prima che raggiungiamo Eden Prime. Agli ordini, capitano. Meglio che si tenga forte, signore. Credo che Nilus la stia venendo a trovare. È già qui, tenente. Di al comandante Shepard di raggiungermi nella sala comunicazioni per un debriefing. Subito. Hai sentito, comandante? Sembrava arrabbiato. Forse la missione non procede secondo i piani. Il capitano ha sempre quel tono quando parla con me. Chissà perché. Giuro che l'ho visto. Mi è passato accanto come se fosse nel bel mezzo di una missione. È uno spettro, loro sono sempre in missione. Sono cresciuto su... Complimenti, comandante. Il viaggio è stato molto tranquillo. Stai andando a parlare con il capitano? Stavo giusto andando a fargli rapporto. Con tutto il rispetto, signore, spero che ti confiderà qual è il vero obiettivo della nostra missione. Lo chiederò direttamente al capitano, quando lo vedo. In bocca al lupo, comandante! Che ne pensi, comandante? Non resteremo su Eden Prime troppo a lungo, vero? Ho bisogno di un po' di vera azione. Spero tu stia scherzando, caporale. La tua vera azione termina sempre con una lunga permanenza nella mia infermeria. Calmati, caporale. Un soldato deve sempre mantenere il sangue freddo, non solo in battaglia.
Mi dispiace, comandante, ma ormai sono stufo di aspettare. Non ho mai affrontato una missione come questa. Abbiamo uno spettro a bordo. Comportati come in tutte le altre missioni che hai svolto e vedrai che andrà tutto bene. Per te è facile dirlo. Durante l'assalto hai dimostrato di che pasta sei fatto. Tutti sanno che cosa puoi fare. Questa è la mia grande occasione. Dimostrerò a tutti che cosa sono in grado di fare. Sei ancora giovane, caporale. Hai una lunga carriera davanti a te. Basta poco per mandare all'aria tutto. Non preoccuparti, signore. Puoi contare su di me. Il capitano mi sta aspettando. Arrivederci, comandante. Comandante Shepard, speravo che arrivasse qui per primo. Ora possiamo parlare tranquillamente. Di cosa? Sono interessato a Eden Prime, il pianeta verso cui siamo diretti. Ho sentito che è molto bello. Dicono che sia un autentico paradiso. Sì, un paradiso. Sereno, tranquillo, sicuro. Eden Prime è diventato una specie di simbolo per la vostra gente, vero? La prova che gli umani non sanno solo fondare colonie in tutta la galassia, ma anche proteggerle. Ma quanto è sicuro, in realtà? Sai qualcosa, per caso? Voi umani siete ancora inesperti, Shepard. La galassia può essere un luogo molto pericoloso. L'Alleanza è davvero pronta per questo? Credo sia ora di spiegare al comandante cosa sta succedendo. Questa missione è molto più di un semplice viaggio di collaudo. Sapevo che ci stavate nascondendo qualcosa. Stiamo effettuando una missione di recupero segreta su Eden Prime. Ecco perché il sistema di occultamento doveva essere operativo. Cosa dobbiamo recuperare, capitano? Una squadra di ricerca su Eden Prime ha trovato una specie di sonda durante uno scavo. È un manufatto Protean. Credevo che i Protean si fossero estinti 50.000 anni fa. Restano ancora molte tracce della loro civiltà. I portali galattici, la cittadella e il motore della nostra nave sono tutte tecnologie Protean. È una questione seria, Shepard. L'ultima volta che abbiamo fatto una scoperta del genere, la nostra tecnologia ha fatto un balzo in avanti di 200 anni. Ma Eden Prime non ha le strutture necessarie per gestire una cosa del genere. Dobbiamo portare la sonda sulla cittadella per analizzarla in modo approfondito. Capirai che non sono in gioco solo gli interessi umani, comandante. Questa scoperta potrebbe sconvolgere gli equilibri dell'intero spazio del Consiglio. Avere un membro dell'equipaggio in più non fa mai male. Non sono qui solo per la sonda, Shepard. Nilus vuole vederti in azione, comandante. È qui per valutarti. Ecco perché me lo trovo tra i piedi dovunque vada. L'Alleanza ha insistito molto per avere questa occasione. Vuole ritagliarsi un ruolo di maggior peso nello scacchiere interstellare, con più influenza nel Consiglio della Cittadella. Gli Spettri rappresentano l'autorità e il potere della Cittadella. Se accettassero un umano tra i loro ranghi, per l'Alleanza sarebbe un grande riconoscimento. Durante l'assalto hai respinto il nemico completamente da solo, dimostrando non solo il tuo coraggio, ma anche un'abilità straordinaria. Ecco perché ti ho proposto come possibile candidato per il ruolo di Spettro. Presumo che l'Alleanza non abbia niente da obiettare. La Terra ne ha bisogno, Shepard. Contiamo su di te. Devo valutare personalmente le tue capacità, comandante. Eden Prime sarà la prima missione che eseguiremo insieme. Tu sarai al comando della squadra terrestre. Recupera la sonda e riportala a bordo il prima possibile. Nilus ti accompagnerà per osservare la missione. Sono pronto a entrare in azione, capitano. Ormai dovremmo essere nelle vicinanze di... Capitano, abbiamo un problema! Cosa c'è, Joker? Trasmissione da Eden Prime, signore. Meglio che venga subito a vedere. Sullo schermo. Attaccata alla nostra posizione. Ripeto, siamo sotto attacco. Non rilevo nulla. Nessuna comunicazione. Niente di niente. Indietro è ferma 38.5.
Rapporto. 17 minuti, capitano. Nessun'altra nave dell'Alleanza nell'area. Portaci dentro, Joker, presto. Questa missione si è complicata più del previsto. Una piccola squadra d'assalto si muoverebbe rapidamente senza dare nell'occhio. Solo così recupereremo la sonda. Prendi la tua roba e vieni nella stiva. Dia Jenkins e a Lenko di prepararsi, comandante. Tocca a voi. Mi sono dati parecchio da fare con gli scavi. La tua squadra sarà il cardine di questa operazione, comandante. Dovrete avanzare di prepotenza e raggiungere il sito archeologico. E i sopravvissuti, capitano? Aiutare i sopravvissuti è un obiettivo secondario. La sonda ha la massima priorità. Avvicinamento alla zona di lancio 1. Nilos, vieni con noi? Lavoro meglio da solo. Nilos andrà in avanscoperta. Resterà in contatto con voi durante l'intera missione, ma per il resto voglio il silenzio radio. Lo seguiremo, capitano. Ora la missione è nelle tue mani, Shepard. In bocca al lupo. Avvicinamento alla zona di lancio 2. Quelle cosa diavolo... Questo posto è ridotto male, comandante. Accidenti. Ma cavolo, che cosa è successo? Li abbiamo sconfitti, comandante. Tutto a posto, comandante. Forse dovremmo vedere come sta Jenkins. Gli scudi sono stati perforati. Non aveva chance. Al termine della missione gli renderemo tutti gli onori che si merita. Ora devi restare concentrato. Agli ordini. Degli edifici dati alle fiamme, Shepard. Vedo molti cadaveri. Vado a controllare. Ci vediamo al sito archeologico. Contatto nemico! Via libera!
Artigliere capo Ashley Williams, dell'unità 212. Qui sei tu il capo? Sei ferita, Williams. Solo qualche graffio. Niente di serio. Gli altri non sono stati così fortunati. Stavamo pattugliando il perimetro quando ci hanno attaccati. Abbiamo provato a lanciare un segnale di soccorso, ma avevano interrotto le comunicazioni. Poi ho cercato di salvarmi. Hai idea di che nemico ci troviamo di fronte? Credo siano Get. I Get non uscivano dal velo da quasi 200 anni. Cosa ci fanno qui? Devono essere venuti per la sonda. Il sito è vicino, appena oltre quel rilievo. La sonda deve essere ancora lì. Potresti tornarci utile, Williams. Agli ordini, signore. Finalmente potrò vendicarmi. Andiamo. La sonda è dalla parte opposta di questo dirupo. Col sito. La sonda era proprio qui. Devono averla spostata. Chi? Sono stati i nostri? Oppure io? Non saprei. Forse dovremmo dare un'occhiata al campo base. Pensi che qualcuno sia riuscito a mettersi in salvo? Se sono stati fortunati. Forse si sono nascosti al campo base. È proprio quassù, in cima al rilievo. Cambio di programma, Shepard. Più avanti c'è un piccolo spazioporto. Voglio darci uno. Occhiata, ti aspetterò lì. Pare che il campo sia stato colpito duramente. Posto perfetto per il scherzo. Stiamo all'erta. Sono ancora vivi. Ma cosa gli avranno mai fatto i Gedge? Ora sappiamo a cosa servono quegli spuntoni. A rivoltare i cadaveri dei nostri alleati contro di noi. Guardate quella porta. È chiusa. Hanno attivato anche la serratura di sicurezza. Mani, sia lodato il creatore. Chiudete la porta, svelti, prima che ritornino. Tranquilli, vi aiuteremo. Grazie. Ma credo che il peggio sia passato. Se ne sono andati, a quanto pare. Lei è la dottoressa Warren, la responsabile degli scavi. Sa cosa è successo alla sonda? L'hanno portata allo spazioporto stamattina. Io e Manuel eravamo rimasti qui per aiutare a sbaraccare il campo. Al momento dell'attacco, i Marine li hanno respinti per permetterci di trovare un nascondiglio. Si sono sacrificati per noi. Non si è salvato nessuno. L'umanità è finita. Di noi resteranno solo cadaveri e macerie. Williams, portaci allo spazioporto. Non potete fare nulla.
Nessuno può fermarli. La notte sta calando. L'oscurità eterna. Zitto, Manuel. Stenditi un po'. Ti sentirai meglio quando le medicine cominceranno a fare effetto.